riuscito da vincere Sol 19 e il desiderio più comune immagino sia quello proprio di provarlo, installarlo, vedere un po' com'è, provare tutte quante le novità, la lingua italiana, cioè finalmente abbiamo la lingua italiana. Tra l'altro, se siete interessati alle novità di Da Vinci Resolve 19, ho realizzato un video a riguardo che trovate qua su in cima, in alto a destra. Mi raccomando, non perdetevelo perché ci sono davvero una marea di chicche e parlo praticamente di tutte quante le novità più importanti. Detto questo, con il video di oggi vedremo come aggiornare correttamente o come installare, qualora non abbiate già installato una versione precedente di DaVinci Resolve, come installare correttamente DaVinci Resolve 19 sul nostro computer. Vedremo la procedura su macOS, ma su Windows è davvero molto molto simile. Tra l'altro, se volete invece riprendere un pochino la procedura su Windows, vi rimando quella della versione 18, che comunque è davvero molto simile pure alla versione 19, che trovate sempre qua su in cima in alto a destra. Perché non consiglio perché non, oggi non farò vedere tutto? Semplicemente perché le cose davvero importanti sono dentro a DaVinci Resolve. Lo scaricamento e l'installazione è davvero molto lineare e molto simile tra Windows e macOS. Se invece siete interessati a come installare DaVinci Resolve su Linux, ho realizzato un video a riguardo un po' di tempo fa, sempre qua su in cima in alto a sinistra, in alto a destra, scherzavo, non a sinistra. Detto questo, sigla e cominciamo subito. Ok, eccoci qua, dentro da DaVinci Resolve. La primissima cosa da fare prima di installare una nuova versione da DaVinci Resolve è essere sicuri che i nostri progetti siano tutti quanti al sicuro. Poiché quando viene aggiornato da DaVinci Resolve, specialmente da una versione grande a un'altra, nella maggior parte dei casi va tutto quanto a posto, non ci sono problemi, si riesce a recuperare tutti quanti i progetti, funziona tutto quanto, viene fatto tutto quanto in automatico. Ma esiste una rarissima possibilità, una remota possibilità che i nostri progetti vengano persi. A me una volta è successo. Comunque, se facciamo questa piccola procedura, possiamo ovviamente recuperare il tutto. Se invece non avete una versione precedente di DaVinci Resolve installata, potete skippare questa parte e andare a questo minuto qua per recuperare, che poi sarà di... Ah, scherzavo, no. Con il destra e il sinistra è un casino, il minuto sarà segnato di qua. Potete andare a questo minuto qui per passare direttamente alla fase di scaricamento e installazione da DaVinci Resolve. Se invece avete da DaVinci Resolve già installato, mi raccomando, seguite questi passaggi per essere sicuri di non perdere il vostro lavoro. Quindi dobbiamo andare proprio in quella che è la schermata iniziale da DaVinci Resolve, quella del Database Manager. Qualora foste dentro da DaVinci Resolve, ad esempio, apro un progetto a caso. Aiuto, ovviamente si è aperto nel monitor sbagliato. Comunque, per ritornare in questa schermata, come ben saprete, basta cliccare qua su in cima nella casina che ovviamente si apre sempre dal lato sbagliato. Comunque, adesso che finalmente ci siamo, da qua per andare a salvare tutti quanti i nostri progetti, possiamo o cliccare su ogni progetto Export Project e salvarlo. Che sì, è funzionale, ma non più di tanto in questa situazione qua, anche perché ci perderemo davvero moltissimo tempo, specie se abbiamo tanti progetti. Tra l'altro, se interessate a un video su come salvare alla perfezione ogni singolo progetto, lavoro, database e quant'altro, link qua su in cima, in alto a destra, pure di quello. Sì, ho realizzato molti video in tema da DaVinci Resolve, qualora questo qua fosse il primo video che state vedendo a riguardo da parte mia. Comunque, stavo dicendo, quello che noi vogliamo fare è fare il backup dell'intero database e potenzialmente se avete più di un database di tutti quanti i database. Ma come fare? Allora, dalla versione 18 di DaVinci Resolve è stata modificata leggermente l'interfaccia grafica. Nelle versioni precedenti, accanto a questo pulsante qua per il restore, c'era un pulsantino per fare il backup. Adesso non è più presente, ma niente panico, ci basta cliccare qua sulla I del nostro database, sui details. Qualora tra l'altro i database fossero chiusi, basta cliccare qua su in cima in alto a sinistra su questo loghettino qua e appariranno. Comunque basta cliccare, sta dicendo su Details, quindi selezionare Backup. Si aprirà una finestra di gestione dell'Esplora Risorse o del Finder a seconda del sistema operativo che stiamo utilizzando. Dopodiché, una volta fatto ciò, possiamo cliccare su Save. Ci verrà detto, ok, vuoi fare il backup di tutta quanta la libreria? Guarda, ci può volere del tempo, specie se hai tanti progetti. Ci
Ovviamente lo vogliamo fare, clicchiamo su backup e sarà questione di attendere qualche secondo, solitamente davvero molto veloce, proprio nel caso in cui abbiate centinaia di progetti ci può volere un minutino, ma di solito è molto veloce, e quindi avremo questo bel messaggio qua: Project Library backed up successfully. E se vado a vedere adesso nel mio Finder, ho il mio file che si chiama localdatabase.resolve. Quello è quello che ci salva da tutto. Mi raccomando, questo file mettetelo in una cartella sicura, ad esempio non nella cartella download se svuotate automaticamente la cartella download ogni tanto, poiché qualora qualche cosa andasse storto nella fase di installazione da DaVinci Resolve 19, grazie a questo potete riprendere tutto. Quindi, detto questo, abbiamo finito con DaVinci Resolve 18.5 e lo possiamo salutare per sempre. Quindi chiudiamo il Project Manager, chiudiamo DaVinci Resolve e spostiamoci invece in un browser web e cerchiamo il sito della Blackmagic Design, più precisamente DaVinci Resolve 19. Da qua abbiamo due pulsanti a disposizione: acquisto online la versione studio e il download gratuito. In realtà possiamo scaricare la versione studio anche dal primo pulsante. Quindi se ci clicchiamo sopra, come possiamo vedere, abbiamo qua in cima, in alto a sinistra, DaVinci Resolve 19 Public Beta e in alto a destra DaVinci Resolve Studio 19 Public Beta. Molto importante, la versione studio è quella a pagamento, con una licenza che costa all'incirca 300 euro. Se siete interessati alla differenza tra la versione studio e versione free, ho realizzato un video al riguardo, link qua in cima in alto a destra, pure di quello. Comunque, la versione studio la dovete scaricare solo e soltanto se avete una licenza con la chiave, se no sarà inutile, la scaricherete, vi chiederà un codice, non lo avrete e dovrete disinstallare e reinstallare la versione free. Nel mio caso vado a scaricare la versione studio, ovviamente voi scaricate la versione che vi interessa. Qua sotto poi abbiamo i tre pulsantoni per scegliere il sistema operativo, nel mio caso Mac OS X, quindi vado a cliccare, si apre questo form qua dove dobbiamo inserire delle informazioni per poterlo scaricare, ma nella realtà dei fatti possiamo anche cliccare Download Only. E partirà il download senza dover inserire nessun dato. Comunque, quei dati lì vengono inseriti e raccolti solamente per fini statistici, quindi ovviamente se volete potete anche scriverci cose a caso, nessuno vi controlla. Una volta fatto ciò, come possiamo vedere, è partito il download. Ci può volere tanto perché si tratta di un file abbastanza grande, 5,49 GB. Nel mio caso mi dice 45 minuti, spero non sia vero, spero si velocizzi e che faccia prima, altrimenti toccherà attendere per qualche giorno, però comunque è normale dover aspettare un pochino. Quindi pazientiamo e ci vediamo non appena finito il download. Ok, perfetto. Finalmente il download di DaVinci Resolve è terminato. A essere onesti, poi in realtà è andato molto molto veloce, ho dovuto aspettare giusto qualche minuto. Comunque, una volta scaricato DaVinci Resolve, ci accorgiamo che è un file zip, quindi compresso, quindi per prima cosa lo dobbiamo decomprimere sia su Mac che su Windows. Per farlo ci basta fare doppio clic sopra e partirà in automatico l'utility di decompressione che andrà ad espandere DaVinci Resolve, ovvero l'installer di DaVinci Resolve. Ci può volere pure qua qualche secondo barra minuto, ed ecco qua che abbiamo finalmente il nostro file DMG su macOS e .exe su Windows. Per installarlo, quindi, non ci resta da fare nient'altro che farci doppio clic sopra. Quindi partirà l'installer grafico. Su Windows può essere leggermente diverso questa procedura qua, ma in realtà è comunque molto molto simile. Ad esempio, su macOS c'è questo piccolo menu, questa piccola interfaccia grafica che ci dice, ad esempio, per prendere il manuale, per installarlo e quant'altro. Andiamo ad installare DaVinci Resolve facendo doppio clic qua sopra. Prima di farlo, però, ci tengo a precisare una cosa. Come vedete, al momento della registrazione di questo video, DaVinci Resolve è in beta e nella versione 19.0.0.b. Vi consiglio di installarlo, sì, ma con cura e attenzione della serie. Se avete solamente questo computer qua e utilizzate DaVinci Resolve per lavoro tutti i santi giorni, non ne vale secondo me la pena ancora di passare a DaVinci Resolve 19, poiché di sicuro sarà molto stabile. Le beta di DaVinci Resolve sono famose per essere molto stabili, a 10 volte più stabili di Premiere, figuriamoci, no, sto scherzando. No, comunque, a parte gli scherzi, ci potrebbe comunque essere qualche bug, qualche piccolo problema ancora da risolvere. È in beta per questo. Quindi, se dovete rischiare di dover ritornare a DaVinci Resolve 18 e magari di fare casino, perché tra l'altro, una volta che un progetto viene aggiornata la versione 19, non può più essere letto dentro da DaVinci Resolve 18, aspettate magari un pochino in modo che esca. Io lo sto installando, ma su un computer che utilizzo
principalmente per creare video su YouTube, quindi a scopo dimostrativo, non lavoro propriamente su questo computer con DaVinci Resolve, o meglio, molto raramente. Ad esempio, sul mio computer fisso, invece, dove ogni singolo giorno apro DaVinci Resolve per lavoro, ancora per un po' continuerò ad utilizzare la versione 18.5, o meglio 18.6, in modo da essere sicuro che di non avere nessun tipo di bug e problema. Ci tenevo a fare questa piccola premessa, onde evitare scontri nei commenti qua sotto di qualcuno che mi accusa di avergli fatto perdere il lavoro o cose varie. È ancora in beta, quindi ovviamente, come tutti i software in beta, scegliete voi se vale il rischio di installarlo. Vi posso dire che solitamente sono molto sicure, molto stabili, però decidete voi anche in base al vostro utilizzo e a quelle che sono le vostre necessità. Detto questo, facciamo davvero doppio clic e iniziamo la fase di installazione. Ok, ovviamente a me parte tutto sempre sul monitor sbagliato. Ok, vediamo qua, vado ad abbassare un attimino queste altre due cose, che abbiamo la parte di introduzione, continua, il contratto non ci interessa, continua, la licenza non ci interessa, continua, l'accettiamo. Tipo di installazione ci dice che verranno occupati 8,38 GB sul computer e viene impostata la destinazione di installazione di default. Ecco, vi consiglio di mantenere tale, se però volete cambiarla, cosa molto sconsigliata, poiché potete davvero creare diversi casini con le varie librerie e quant'altro, potete cliccare qua su Cambia posizione installazione e scegliere la cartella dove installarlo. Nel mio caso, vado pure a selezionare quello standard su Macintosh HD. Cosa importante su Windows: se è la prima volta che installate DaVinci Resolve, ci potrebbe volere un po' di tempo prima di arrivare a questa fase qua. Potreste vedere lo scaricamento di librerie C++ e cose varie. Normalissimo, nessun problema, state tranquilli. Detto questo, clicchiamo su Installa. Ci verrà richiesta la password che andiamo ad inserire. Dopodiché, come possiamo vedere, è partita la fase di installazione. Ci dovrebbe volere qualche minuto, su per giù, dopodiché avremo finalmente, finalmente, DaVinci Resolve 19 tra le mani. Non vedo sinceramente l'ora. Colgo l'occasione di questa breve attesa per l'installazione per ricordarvi di lasciare un bel like se state trovando questo video utile e interessante e di farmi sapere con un commento qua sotto che cosa vorreste vedere di tutorial su DaVinci Resolve 19. Sono davvero molto curioso di sentire i vostri pareri al riguardo e cercherò di esaudirli tutti quanti. Ok, perfetto, installazione riuscita, meno male, quindi possiamo davvero partire da DaVinci Resolve. Chiudi, sì, ok, va bene, spostiamo il cestino. Mamma mia, tutti questi avvisi di macOS mi stanno facendo impazzire. Comunque, finalmente possiamo aprire DaVinci Resolve, che ovviamente mi si aprirà sul monitor sbagliato, speriamo di no, perché volevo vedere anche la schermata di introduzione e tutto quanto. Per ora non si sta aprendo, sta saltellando però, ovvero il caricamento di macOS, speriamo che parta senza problemi il più velocemente possibile. Eccolo, è arrivato. Ok, devo solamente riuscire a spostarlo nel monitor di là. Aiuto, perché non riesco. Ok, ce l'ho finalmente fatta. Quindi, ecco qua la schermata di arrivo di DaVinci Resolve 19. Qua c'è un mini riassuntino delle novità, replay per la live post production, l'editing basato sui testi, film look creator dentro la pagina color, advanced volumetric rendering nella pagina fusion e quant'altro. Di tutto questo ne ho parlato molto in dettaglio nel video sulle novità di DaVinci Resolve 19, come ho detto all'inizio, se lo siete perso lo recuperate qua in cima in alto a destra. Detto questo, andiamo pure a continuare. Ok, qua ci dice, ottimo, sei pronto per iniziare. Clicca su Start per far partire DaVinci Resolve con i tuoi settaggi esistenti. Tra l'altro, pure dei settaggi sono cambiate un po' di cose nella versione 19. Arriverà un video dettagliato proprio su come configurare DaVinci Resolve 19 al meglio. Pure per questo mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina perché non ve lo volete assolutamente perdere. Detto questo, clicchiamo pure su Start e eccolo, sta partendo DaVinci Resolve. No, nella schermata sbagliata. Veloci, ok, eccolo qua. Ok, non hanno cambiato nulla a livello di design di caricamento della schermata, perlomeno così a vedere, le immaginine sono sempre le stesse. Guardiamo se è cambiato qualcos'altro a livello di interfaccia grafica. No, ok, più o meno qua vedo che è tutto quanto identico. Public beta, abbiamo sempre il network, cloud e quant'altro.
Direi che è rimasto tutto quanto molto standard. Andiamo ad aprire un progetto per controllare che funzioni tutto quanto e direi che non ci sono problemi, funziona tutto. Questo è quanto, non vedo davvero l'ora di cominciare ad esplorare da Vincere Soldi 19 con voi, di realizzare diversi tutorial al riguardo perché è davvero una bomba di aggiornamento, ci sono un sacco di chicchettine davvero molto utili e interessanti, quindi le vedremo tutte quante a partire dai prossimi video. Mi raccomando, per non perdervi, come ho detto e oramai ripetuto 100.000 volte, iscrizione e campanellina delle notifiche. Detto questo, noi ci vediamo a brevissimo con tanti, 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 tanti nuovi video su Da Vincere Soldi 19. Ciao!